Sta per entrare un ospite che siamo molto contenti di avere qui oggi. Eccolo Buonasera. Senti qua, eccolo qua. bene, ecco, io poi se non capisco mai se sia meglio con o senza, guarda. Io ti sento benissimo e ti vedo Dai, bene. perfetto. Come stai? Tutto bene? Giacomo San Vitale, come stai? Tutto bene? Tutto bene. Giornata piena, però ci tengo a fare questa cosa qua, quindi sono carico. Mi sono caricato apposta per voi, dai. Sono contento, adesso piano piano entrano tutti quanti e quindi direi che possiamo partire. Vai Come anticipato ci facciamo questa mezz'oretta di chiacchierata, Giacomo, e andiamo magari a raccontare, a fare quello che sei bravo, insomma, a fare tu normalmente, quindi raccontare un po' tranquillo. chi è Giacomo San Vitale e che cosa fa Giacomo San Vitale. Stanno entrando le tante persone che ti seguono e io faccio volentieri una piccolissima introduzione per chi non ti conoscesse, ok? E poi creiamo questa chiacchierata interattiva. Diamo spazio anche alle persone che ci ascoltano. 20, sono le 8:02, 20:30, facciamo una chiacchierata prima di cena e quindi la rendiamo un po' interattiva. Allora, ragazzi, Giacomo San Vitale, uno dei nostri studenti atleti, partito anni fa con noi. Io vado, correggimi se sbaglio, Giacomo. Tantissime esperienze in giro per gli Stati Uniti, quindi tantissime cose da raccontare e direi che ciò che lo caratterizza, a differenza dei tanti ragazzi che fanno percorsi accademici sportivi, è che oltre a quello hai creato anche un altro percorso collaterale forte nella comunicazione che ti ha permesso quindi di raccontare anche quella che è stata la tua esperienza. E noi siamo molto contenti di averti qui perché crediamo fortemente che i tuoi contenuti servano per far conoscere l'esperienza che noi andiamo a proporre. Quindi Assolutamente. lascio la parola a te per insomma salutare e poi andiamo man mano seguendo tutti quanti i concetti. Beh, ovviamente saluto chiunque sia qui, chiunque sia interessato comunque anche solo ad ascoltare, insomma, credo che sia molto importante, che poi è quello che ho fatto io e ci andremo in un secondo. Ringraziare College Life Italia ovviamente per questa iniziativa e comunque anche per il modo e l'organizzazione che comunque non è ovvia. E come ti dicevo, ascoltare è proprio importante perché, sai, la mia storia non ha toccato neanche troppo poi perché alla fine, sai, i miei vlog sono partiti con i Timbers, no? Italiano che comunque si ritrova ad allenarsi con i Timbers, era quella la scia, non sapeva chi fosse Giacomo, era solamente questa cosa qua dell'italiano che da Saronno, da un paesino che veramente non si conoscono nemmeno tra di loro, tra poco, è con i Timbers, no? Ma in realtà, appunto, poi con un video un po' più vecchio, che tra l'altro è uno dei più famosi del mio canale, fu diciamo, chiave dire proprio che ascoltare è importante. Perché quando io andai poi a quello showcase di College Life, in realtà io quello che dico sempre è che per me andare in Alaska, andare in Svezia, andare negli States, io volevo giocare a calcio, no? E quindi quello che dico sempre è che di talenti ne trovi tanti, specie. Insomma, se posso dare questo highlight sul mio showcase, insomma, io ho fatto comunque il provino con, e lo conoscerai benissimo, Nicolò Mulatero, cioè un ex Torino, Sta facendo Pangrazia, molto bene. ex conosco benissimo, Pangrazia, Trento, cioè quindi giocatori che hanno provato la Serie C, cioè quasi professionisti o non professionisti per altre ragioni, insomma, quindi era alto il livello. Ma fu proprio il racconto di quei ragazzi che erano partiti, che avevano provato, proprio quella è la parola chiave, provare. Nel dire, non voglio, non è che andrò lì in MLS, non è che andrò lì, voglio provare, semplicemente voglio Certo. provare. E quindi mi piace raccontare all'inizio, che lo è comunque, mi piace avere quella filosofia, un diario personale, ma poi mi è piaciuto perché i video, magari fanno meno views perché poi non ti va a virare più video là, ma quelli più apprezzati così sono i video un po' più tristi, in cui raga non ha giocato, sono qua da solo così, che poi, come tu sai, come insomma. Chi ha fatto queste esperienze, ne sto conoscendo davvero tanti, sanno, è quella che ti rimane, cioè l'esperienza. Il gol al 90esimo bello, Certo, il certo. national, ti rimane, però è dire, cavolo, oggi sono così, ma proprio anche grazie a questa esperienza, altrimenti chissà come sarei stato. Ma infatti è proprio il motivo per cui ti dicevo che riteniamo molto importante, insomma, la creazione dei tuoi contenuti e quello che dici è un po' quello su cui vorremmo concentrare questa mezz'oretta di chiacchierata, nel senso per renderla proprio vicina un po' in generale a chi è uno sportivo in Italia e sta pensando di andare a sfruttare il sistema accademico americano, accademico sportivo americano,
e fare un discorso poi generale un po' su tutti quanti gli sport, andando semplicemente a magari far sentire una testimonianza di un ragazzo che ha vissuto anni fa quello che stanno vivendo tanti ragazzi ad oggi. Quindi andiamo semplicemente a concentrarci un po' su di questo. Io, senza andarci troppo a soffermare, ti chiedo un po' inizialmente, sono passati un po' di anni, ma la memoria, siamo giovani, dovremmo averla, quelle che erano un po' gli obiettivi quando ti sei messo alla ricerca di un'esperienza del genere, nel senso che tante volte è molto curioso capire qual è stato il motivo per il quale si è deciso di avviare un'esperienza del genere, e credo che questa sia una risposta che vogliono tanti ragazzi che ci stanno seguendo. Sì, diciamo che un po' la missione con questa cosa qua, che è un po' poi anche con YouTube, cioè un po' la mia filosofia, è di come ho iniziato, perché ora lo dico sempre che è una cosa che auguro a tutti, cioè sono contento di chi sono contento di ciò che faccio, in generale, no, per quello che mi sono creato, anche attraverso comunque momenti difficili, perché l'ultimo anno sicuramente è stato difficile con gli infortuni, eccetera, ma poi il fatto di trovare il tuo posto nel mondo, no? Penso che il mio obiettivo, che poi penso che sia la cosa più importante per i ragazzi che vedo che partono convinti, secondo della serie, devo realizzare qualcosa, no? Io magari ero semplicemente a trovare il mio posto, cioè quello che magari ha la famiglia povera, però magari è forte, sai, la cosa bella è sentire queste storie, magari uno è povero e dice, cavolo, boom, voglio realizzare questa cosa qua, il primo laureato nella famiglia, cioè, ognuno ha le sue robe così. Io semplicemente sentivo di avere qualcosa, poi cosa fosse, non lo so, sapevo di non essere Cristiano Ronaldo, però ho qualcosa. E insomma, devo dirlo, grazie agli Stati Uniti mi sono sentito ispirato nel fare poi proprio intraprendente, perché comunque insomma anche i miei amici lo sanno lì negli States, comunque sai, ti svegli, già la vita da studente è difficile, perché scuola, college, allenamenti, così, e in più fai vlog e devi darti video la notte, quindi quello che c'è fuori dai video davvero la gente non lo sa, però ogni cosa tipo, ah, ho fatto questa esperienza, ah, ho fatto questo video, ti ripeto, associo molto le due cose, mi facevano stare bene a me. Per un'altra persona può essere semplicemente, oh, voglio andare bene al college, oh, voglio andare in MLS, non ci dico nessuno, però dico, se non hai questa convinzione forte, e io insomma, che sia tramite College Life, che sia tramite amici così, negli States ne ho mandati un po', e proprio la differenza tra chi poi è tornato, ma anche dopo poche settimane, sai che capita spesso purtroppo, è quello di non avere questo desiderio, cioè lo vedi subito se uno va lì per la storia di Instagram, capito? Lo dico sempre così per scherzare, o per dire, oh, io devo dimostrare qualcosa, devo dimostrare qualcosa. E lì fa tutta la differenza del mondo, perché i momenti difficili arrivano, e tu lo sai, sono 10 volte più difficili, cioè perché sei lì da solo, poi sì, puoi avere l'amico lì, di là, a destra, a sinistra, però è un'altra cosa. Sì, diciamo che poi, insomma, chi non lo sapesse, io stesso all'interno di College Life Italia ho il ruolo di comunicazione con le famiglie, no? Quindi proprio di spiegazione, un po' di introduzione di quella che è l'esperienza in generale, e negli anni mi sono reso conto anch'io di quanto poi è importante che ci sia una grande volontà che parta dal ragazzo, nel senso che tante volte non si va poi a realizzare il tutto prima di andare negli Stati Uniti, è un'esperienza che sicuramente è un'esperienza per chi ha un forte carattere, perché ti porta dall'altra parte del mondo a confrontarti con una serie di differenze che nel momento in cui vengono approcciate e superate ti fanno crescere tanto a livello umano. Nel momento in cui noi però non siamo convinti e consapevoli al 100% di fare questa esperienza, potrebbe esserci una problematica, soprattutto all'inizio. Quindi poi con chiunque parli, alla fine abbiamo fatto un calcolo proprio nelle scorse settimane, sono più di 1500 i ragazzi che sono partiti dal 2013 ad oggi, e quindi riesci a fare un discorso anche basandosi sugli approcci che ha avuto ogni tipologia di profilo. E quella è una cosa fondamentale. La cosa che accomuna tutti è quello che poi ti riesce a dare quella difficoltà di cui stai parlando tu, nel momento in cui viene superata. Sì, ti dico, io c'era un mio amico caro che non ha fatto l'esperienza così, però mi stai dicendo questa cosa qua, e ti dico, ho avuto difficoltà a non concordare, perché non è che è un vanto, anzi, però, dico, secondo me, quello che è stata la mia esperienza, per quello penso che possa essere interessante, che, cioè, le difficoltà che ho avuto io sono state tante, pure difficili, cioè l'anno scorso arrivi, porto un timber, sfigo la mia stagione, sindrome compartimentale, cioè ospedale, convalescenza, da solo, cioè io mi ricordo questo episodio in cui mi dovevo operare, e la nurse, la signora lì mi ha detto, ok, ma dov'è tua madre, chi chiamiamo dopo l'operazione? Faccio, no, certo. No one, e sono delle robe, capito, che pure la signora americana che aveva visto
chissà quanti cristiani lì a operarsi, dice: ma questo è qua da solo a operarsi, cioè in un'altra, una roba Sì, pazzesca. sono quelle cose che ti forgiano. Poi capita, ovviamente, all'interno di un percorso, centinaia di ragazzi che partono ogni anno, ci sono dei ragazzi che per un motivo o per un altro hanno una fase problematica. Noi quello che facciamo alla fine dalla nostra base operativa negli Stati Uniti è un supporto, è una risoluzione di problematiche, è un discorso appunto come meglio coordinare l'organizzazione di la risoluzione di alcuni problemi, ma poi giustamente è l'individuo che deve andare a risolvere con se stesso, ad approcciare quella cosa. E credo che sia poi, ritornando al discorso di prima, quello che veramente ti lascia un'esperienza del genere. A maggior ragione un profilo come te, che ne ha fatte tante di esperienze negli Stati Uniti diverse, l'America è molto grande, quindi anche a livello poi regionale, come insomma, correggimi se sbaglio, fare un'esperienza da una parte o dall'altra può essere un'esperienza diversa e può Bravo. darti, Ma infatti giusto? quello che dice, cioè tu poi metti che arrivi in Missouri, no? Che a me ha dato tantissimo e cioè, letteralmente tatuato sulla pelle, però tanti odiano il Missouri. No? Tu vai in Missouri e dici, oh, ma l'America è brutta, ma il Missouri è uno dei 55 stati in cui vai in Utah è un altro mondo. E quindi, sai, bisogna veramente avere una panoramica completa, perché poi dici, oh, quell'esperienza là, poi magari era il college che era sbagliato, era il coach, come gioca, come ti ha visto. E avendo fatte tante, io che non so se più se sia un vanto o meno, però mi è piaciuto girare un po' tutti gli stati per farmi un po' di Dai, cultura. sicuramente ha arricchito il tuo bagaglio, quindi guardiamo il positivo, Sicuramente, sicuramente. Però sì, quello cambia tanto, sicuramente. no? È così un po' generalmente parlando. Quindi diciamo che ecco, tu parti per un'esperienza andando a cercare nuovi stimoli, faccio a te quella che è la domanda di cui stiamo parlando adesso, tracciando un po' una linea generale. Tu adesso si andrà a scrivere una nuova pagina di questo tuo capitolo, insomma, per chi non lo sapesse, andrà in Florida a fare una nuova esperienza in un posto in cui non sei mai stato, sicuramente dinamico, molto frizzante. Immagino che sei molto, molto motivato e carico per questo, Sì, in realtà ti dico che questo sarà uno dei primi vlog della nuova stagione, perché in realtà io in Florida ci sono stato perché la squadra rivale con quella con cui ho firmato mi voleva, però no? mi ha voluto pre-operazione, quindi proprio quando ho scoperto del fatto che mi dovevo operare, quindi sono carichissimo, non carico, carichissimo Pensa. perché mi hanno preso i Da valori. studente atleta di un'università in Florida è la prima volta, insomma, Sì, generalmente no, no, parlando. sicuro, ma anche a livello di quando avevo fatto appunto questo provino, che avevo fatto 2 semplici giorni così, comunque già lì, io giocando in Oregon, andare in Florida, cioè veramente sembra di parlare di 2 cose diverse su altri pianeti, cioè freddo, cupo, così, Florida. E quindi è bello perché per me, che comunque ho capito che so queste cose negli States, ogni posto Certo. è semplicemente, cioè, è un tempo nuovo, un'atmosfera nuova, tanti italiani in squadra che non mi è mai successo. Quindi quello sarà sicuramente interessante e ti dico a livello poi di video, che sicuramente non è mai la priorità, però sarà bello anche condividere tutto questo con altri italiani che avranno le loro esperienze, con i loro Certo, momenti e è bello sicuramente. ottimo, ottimo. Diciamo che stiamo cercando di tenere una bella conversazione aperta anche in generale in tutti quanti gli sport. Abbiamo tanti sport che seguono la pagina di College Life Italia, quindi fate nel frattempo, mentre parliamo, varie domande. Io intanto sto leggendo qualcosa, ho letto un commento molto bello di un ragazzo che ha detto poi alla fine lo sport, comunque parlava di calcio, ma in generale lo sport è anche questo, no? Quindi interazione, globalità. E credo che alla fine, proprio ritornando a quella domanda che poi ho fatto una digressione, non l'ho finito, ma cosa pensi di portarti nell'effettivo ad oggi, lasciando da parte il capitolo che sarà dell'esperienza che hai fatto negli Stati Uniti, proprio umanamente parlando? Negli Stati Uniti, una frase abbastanza importante da dire, però penso di essere diventato uomo, no? Come noi ragazzi a volte abbiamo, sai, queste pressioni dalla nostra famiglia così, però io sono nato comunque da una famiglia, comunque sono partito anche abbastanza giovane, no? Però sai, ti svegli la mattina, mia nonna per esempio ama cucinare, quindi non ho mai cucinato così, a St. Louis o cucini te, però immagini, Sono d'accordo. le bollette, capire i contratti per l'appartamento, capire, capito, quelle piccole cavolate che però dici 1% più 1% più 1% così, vai anche solo dopo 6 mesi, se fatta bene l'esperienza, perché poi, cioè, insomma, ormai come saprai, conosco tanti ragazzi, c'è quello che magari va e i genitori comunque lo finanziano così, è un po' più facile la vita. Io Certo. ho fatto, che mi dispiace che tra l'altro ho iniziato a vloggare dalle parti belle, ma io in realtà ho fatto un po' tipo, non dico projects, però quasi, cioè questo coach a St. Louis, anche community college, come sai, il budget solitamente così è più basso, così siamo andati nelle case, quelle là, capito, non da Royal Palace, però
è una cosa che ad oggi, quando ero lì dicevo, oh, mi piacerebbe essere in quei palazzi là, belli, no? Così. Ma ad oggi dico, bello, perché mi ha fatto apprezzare di dire, cavolo, oh, c'ho un balcone, non deve essere il balcone con la fontana fuori. Quindi ho fatto proprio tutte quelle trafile là che, come hai detto tu, no? Cosa mi hanno lasciato, semplicemente, se posso racchiudere tutto così, gratitudine e apprezzamento veramente per quelle piccole cose che prima non notavo, dico la verità, prima non le notavo. Bene, bene. E questo sicuramente sarà una cosa comune un po' in generale a tutti quanti i ragazzi che stanno vivendo adesso l'esperienza, o a quelli che devono andare a vivere, quindi che si devono aspettare una cosa del genere. Ottimo. Allora, ho visto un commento che prendeva un po' il tema calcio, no? Quindi sicuramente entriamo un pochino anche lì, così diamo qualche informazione, ma più che altro condividi un po' quella che è la tua visione in generale, tra quello che hai visto un po' negli Stati Uniti, a differenza del percorso che hai fatto, insomma, inizialmente dall'Europa in generale. C'è questo ragazzo che parlava, ha fatto una domanda poco fa sull'altezza fisica, no? Quindi andando magari non nel taglio della domanda dell'altezza fisica, ma si sente molto spesso il concetto di un calcio americano che è molto più fisico rispetto a quello italiano, e ti do per certo che tanti ragazzi, quando appunto parlo con loro, potrebbe essere un po' una preoccupazione questa, no? Nel senso, abbiamo un sistema che, Dio, bene o male, mette davanti anche più un discorso tecnico, volendo. Quindi, se tu dovessi dare un po' la tua su questo, quali sono le grandi differenze che hai trovato tra il calcio europeo e il calcio americano? No, guarda, ne parlavamo proprio ieri perché io adesso porto questa mia ultima serie su YouTube, prima di tornare agli States, in cui praticamente faccio vedere il calcio, no? Adesso ti spiego perché si connette. E avendo tanti ospiti italiani, YouTuber, ex calciatori così, ho portato per la prima volta due calciatori nostri italiani in America. Quindi sono venuti, sono rientrati, cioè con l'estate sono rientrati così e appunto si parlava di questo tra noi, diciamo, giocatori degli Stati Uniti e quelli italiani. E stavamo parlando del fatto che comunque sì, cioè c'è questa credenza e diciamo che in generale vanno molto più forte, stamina è pazzesca, perché vanno poi a influenzarsi più su queste dinamiche, però d'altra parte ti dico, mentirei nel dirti no, guarda, se sei basso no, perché se io penso al mio primo anno, così che è quello lì, cioè il miglior giocatore degli Stati Uniti di NIA era un certo Gutierrez, che era alto 1,68. Il secondo miglior giocatore era un certo Wilfred Nyamzi, che arrivava dal PSG. Ed era, beh, alto 1,90, 1,92 così, giocatore. Però erano due giocatori che io appena sono arrivato ho detto, questi sono gli States, perché Certo, questi potevano, certo. secondo me, io poi dico, qualcuno dice che esagero, qualche mio compagno è d'accordo, la Serie C in Italia potevano farla tranquillamente, no? Quindi dico, cavolo, e questi sono al college, in un college che, qua abbiamo vinto il nazionale, però in un college che non aveva fatto nemmeno top 10 in NIA. Hai il difensore del PSG e l'attaccante che poi, ovviamente, non lo sapevamo lì, però ha vinto il miglior giocatore degli Stati Uniti, c'è cioè una roba pazzesca. Quindi, mi chiedi, è importante andare in palestra in generale, come sai, è importante prevenzione infortuni, ve lo dico io ragazzi che di stagioni ne ho passate così, Beh, è posso importante dirlo andare in palestra in generale, anch'io. è importante andare in palestra così, però d'altra parte se tu mi chiedi, cavolo, però no, lui è basso, forse ti dico, guarda, il mio giocatore era alto 1,68, cioè era un piccolo Messi, diciamo, americano, che davvero faceva quello che voleva, e quindi sì, trovi un po' di tutto, ovvio che Diciamo l'americano di stamina va. che mi dai un paio di spunti su questo, e questa è una cosa su cui soffermarsi, nel senso che è molto interessante per i ragazzi questo concetto qui. Io legherei molto a quelle che sono poi le filosofie che porta avanti ogni allenatore, cioè nel senso, come succede anche in Italia, non è Certo. vero che c'è una regola scritta per quello che è il calcio americano, per il calcio italiano, svizzero e inglese, è un discorso che dipende da tanti fattori, cioè migliaia di ragazzi partiti, migliaia di ragazzi con altezze diverse, fisicità diverse, idee di calcio diverse, che sono andati in altrettante migliaia di college con idee diverse, quindi è sbagliato pensare ci sia una regola generale un po' per tutti, ma è lo stesso discorso per quanto riguarda le categorie. Tu hai nominato appunto le categorie facendo questo paragone, no, tra questi ragazzi. Alla fine è la verità, io ricevo domande di ragazzi che mi dicono: ma il calcio americano a che categoria italiana equivale? Sì, E questa è una domanda sempre senza la domanda. risposta. È una domanda senza risposta perché noi lavoriamo con università che prendono i nostri profili che vengono da tutte quante le categorie, da chi sta giocando in Lega Pro e che partirà, fino all'università che cerca ragazzi che escono da contesti totalmente amatoriali, perché Certo. ciò che caratterizza tutti i coach è che hanno del budget da destinare in borse di studio, hanno l'obiettivo di creare una squadra che vada a competere. Quindi queste sono domande difficili alle quali rispondere. Io direi, per quella che è la mia esperienza, correggimi se sbaglio,
che si può tranquillamente trovare un corrispettivo tra tutte le categorie che noi conosciamo in Italia in una categoria slash campionato negli Stati Uniti. Questo è quello che... Sì, anche perché poi, come il calcio, per quello ti dico, secondo me lo chiedono, in realtà me lo chiedono in modo... Diciamo, la norma è più offensiva della Serie A, beh, in America, terza categoria. Poi io non rispondo nemmeno, perché letteralmente io in realtà potrei anche non rispondere. Cioè io prendo la mia rosa del Missouri, dove c'era anche Saldi, che adesso è entrato in chiamata così che ho messo bene di squadra, e hai, cioè, il numero, io l'ho detto ieri, e guarda, c'è Saldi in chat, si vuole confermare, il numero 10, poi tutti dicono, ah vabbè, ma quelle nazioni lì non contano niente, e lì vuol dire che non capisci, certo, di calcio. Il numero 10 della nazionale della Lituania, il nazionale, tu comunque sei in Lituania, ma sei in nazionale, ha giocato forse 3 partite, a CMU, diciamo, cos'è CMU, manco sai cos'è, è il college, difesa a Torino, PSG, che arriva da, cioè una squadra che, perché non ce l'hanno fatta in Europa, e uno può dire non ce l'ha fatta in Europa, però anche dire no guarda terza categoria così, dico, cioè a volte in modo quasi irritato dico vorrei vedere una partita, vorrei vedere una partita, giocala, perché è triste. È così, quindi sicuramente è importante l'aspetto fisico, sicuramente è importante stare dietro la prevenzione degli infortuni. Per fortuna le università alla fine tra di loro si scontrano su quali benefit danno allo studente atleta, quindi a livello di infrastrutture offrono sempre il massimo per quello, e per il resto è un discorso che dipende molto dalla tipologia. Tra l'altro Fede, no, perché magari non so se c'è, però una cosa che voglio dire è che quella è una cosa che invece siamo tipo, cioè anzi le infrastrutture, ma il trattamento così di un college, secondo me è professionismo in Italia. Cioè io quando mi sono rotto l'unghia, che in Italia dice ti rompi l'unghia, stai zitto, stai a casa. Mi sono rotto l'unghia, lo staff mi ha chiesto di andare per mettere le creme ogni giorno. Sì, cioè, quello è la Juventus. Sono d'accordo, sì, è così. Cioè, nel senso, di base è un sistema che sta che fa investimenti per avere gli studenti atleti all'interno dei gruppi sportivi. E quando fa degli investimenti, deve dare un senso a quegli investimenti lì. Cioè, alla fine il calcio l'ho conosciuto anch'io in Italia. Io ho fatto Primavera Lazio, ho fatto un po' di Lega Pro. E di base, quando si sta andando a parlare di un contesto che negli Stati Uniti fa un investimento nei confronti di un ragazzo, l'attenzione è molte volte maggiore rispetto a quella che si trova anche in categorie professionistiche in Italia. È quella la scelta che si deve fare. Poi questa rimane una scelta per quei ragazzi che non vogliono prendere una scelta tra le due, quindi sicuramente non è per quei ragazzi che vogliono solo mettere la testa sulla parte calcistica. Però, visto che c'è quella grande diversificazione di livelli, quell'università che cerca profili di alto livello in Italia, che vuole andare a permettere loro di fare un percorso da studenti atleti, offre delle opportunità a livello calcistico che sono uguali a quelle che si offrono in Italia. Cambia la differenza. Quello è un po' il discorso. Uguale, identico per quei ragazzi che escono da contesti un po' più ridimensionati, che comunque dopo il diploma non vogliono abbandonare nessuna delle due strade. E l'Italia è piena di questi ragazzi, certo, ai quali l'esperienza del genere permette di portare avanti entrambe le strade, ma sentendosi dei giocatori, proprio perché ci sono quegli investimenti lì. E quella è la parte bella dell'esperienza in generale, no? E poi su questo faccio un po' una digressione, mi prendo un minuto, visto che siamo vicinissimi a tutti quanti gli showcase, no? Magari poi dici due parole su quello anche tu, visto che ne hai fatto parte, proprio perché sono quegli eventi, quindi quei raduni, quelle partite, dove in un paio di giorni siamo insieme, ci conosciamo, vediamo i profili giocare, e riusciamo a capire effettivamente il tipo di borsa di studio che può prendere ogni profilo. Non li chiamiamo quasi mai provini, perché poi non abbiamo delle borse di studio da assegnare, ma rilegandomi a quel discorso che facevo prima, in base a ogni categoria dalla quale viene il ragazzo, valutiamo semplicemente la tipologia di esperienza che può fare ognuno e andiamo a spiegare il tipo di percorso e quella che è la borsa di studio che si può ottenere. Certo, beh, io saluto Luigi Canotto della Regina, che, insomma, che è venuto a salutarci, e voglio dirti, voglio collegarmi su questo, perché ti dico, io di complimenti non li regalo. Come sai, collegandomi a quello che tu mi hai chiesto, l'ultimo lo showcase in realtà l'ho fatto da poco, perché ero un po' in mezzo a una strada, no? con un infortunio molto importante, in cui comunque anche, insomma, noi comunque ci conosciamo un po' tutti, anche persone a noi fidate di CLI, che mi ha detto, sai Jack, comunque è dura comunque, no? Cioè anche far vedere il profilo così. E la cosa su cui voglio soffermare è che il provino showcase, no? Può essere, tu puoi trovare un giocatore magari un po' più forte, un po' meno... No, ma non importa, perché letteralmente quello è lo showcase, mi ha stupito, che ho fatto io, cioè i coach che c'erano, quelli sono alcuni tra i migliori, insomma, c'era, se non sbaglio, GCU, comunque, che... Vero, corretto. Che cioè, appena firmato un mio amico... Cioè, lì parliamo veramente di trattamento che veramente, secondo me, è Serie B, sono giocatori di Serie B in chat, di Serie B in Italia, perché, ma cavolate, però entrare nello spogliatoio e ogni volta
le barrette, il Gatorade che vuoi. Cioè, io vedo dei video che sono geloso, cioè, io che ho fatto l'esperienza, non in a quel livello là, però dico, sono geloso, no? E quindi è importante andare ad approcciare lo showcase, ma non per dire, ah, ma devo fare 6 gol, oppure, ah, cavolo, che squadra scarsa mi ha messo. Perché il coach, in realtà, e io di coach ormai li ho conosciuti e lo so, che si fa il viaggio per venire in Italia così, se ti comporti così, allora hai perso un'opportunità, hai sprecato tempo, magari hai fatto sprecare tempo. Anche un altro ragazzo, ma proprio della serie dire: oh, metti una squadra scarsa, visto che ci stiamo approcciando, non metti che uno ha la squadra scarsa, che può capitare, mi porto io la squadra sulle spalle, no? Sto facendo il fenomeno, il pagliaccio, sì. Il coach, quello apprezza, specie in America, se sai, dicono sempre: il mio ex coach a Seluce mi diceva, mi fa Italian charisma, mi fa gli italiani sono sempre in burla, così. Portalo su. Quindi, questo è un consiglio che voglio dare ai ragazzi, visto che comunque adesso sabato sarò a Milano lì, esatto, a vederli. Esattamente, sì. Infatti volevo prendere parola, dicevo quello, diamo un po' di corsa che altrimenti il tempo ci scade, però tu sarai con noi agli showcase, quindi abbiamo tanti ragazzi che seguono la tua pagina, tanti che seguono la nostra, sicuramente i ragazzi che seguono Giacomo troveranno poi anche delle informazioni che magari li andrai a condividere, su quella che è la modalità di iscrizione allo showcase, lato nostro, sul nostro sito ci sono insomma tutte le informazioni nella pagina showcase, saremo a Milano, Verona e Roma, Milano il 10 e 11, Verona 12 e 13 e Roma il 15 e 16, ci sono ancora dei posti disponibili e Giacomo sarà dei nostri, quindi oltre a questa chiacchierata che ci sarà, avrà modo di farsi una chiacchierata dal vivo anche con fare l'osservatore, mi piace questo ritorno da osservatore. Bene. Benissimo. Allora, abbiamo toccato vari temi, quindi come avevamo detto siamo riusciti ad andare un po' cavalcando generalmente tutto quanto. Io ti chiedo, ritornando poi alla parte che non è informazioni ma proprio di esperienza, una domanda che avevamo pensato, un ricordo. Se tu devi pensare a un ricordo di quella che è l'esperienza negli Stati Uniti, che possa insomma racchiudere un po' il tutto. Cosa ti viene in mente fino ad oggi? Ma sai, io come ricordo penso che sia stato comunque, ti dico, io e Luis, a parte gli scherzi, veramente me la sono tatuata, perché comunque sarà una città, io la chiamo veramente, poi per scherzare ovviamente, però dico my American hometown, cioè dico, capito, un po' la mia città come Saronno è quella italiana, per me Luis davvero è quella americana, perché sai, partire così un po' spaesato, ogni cioè anche per... Era comunque il mio sophomore year, quindi comunque era il secondo anno, ma comunque si è spesato, ti ripeto, ogni stato, barra città, certo, da solo. Quindi comunque è difficile, avevo 21 anni, quindi comunque ero comunque piccolino. Ed è stata proprio la rinascita dal appartamento bruttino, non avere amici, così, a poi arrivare con una squadra un po' così che non avevamo troppo d'accordo, fino a trovare tutto, il mister irlandese appunto con il stile di gioco così, trovarmi, cioè proprio il mister che mi ha detto Jack, sei tu, dopo un anno comunque negativo, con l'infortunio, così, arrivare quasi a giocare il nazionale, perderlo, ma comunque, ti ripeto, aver imparato tutte queste cose su l'apprezzare le piccole cose, il conoscere diverse culture, che è una delle cose che a me fa impazzire, cioè poter dire, cioè tu dire, io sono arrivato davvero da Saronno e avere la nazionale, cioè avere la formazione con l'ala è del Giappone, questo è brasiliano, è una cosa pazzesca, certo. Ricordo che sicuramente rimarrà con me. Bene, benissimo. Io prendo spunto da un paio di messaggi, così rispondiamo anche a dei ragazzi. Ho visto un paio di persone che hanno scritto come richiedere informazioni, come si fa a passare dal sito di college da fidare, tutte le informazioni, tutto insomma form completamente gratuite, semplicemente per spiegarci chi sei. Anche nelle mie storie, c'è il link già, esatto, che vi porta già tutta, esatto, la pagina. Quindi. Che porta direttamente lì, ci spiegate un po' quello che state facendo, ci conosciamo e capiamo effettivamente se si può fare qualcosa insieme. Un ragazzo stava parlando insomma dell'aspetto economico, ed è una cosa su cui mi soffermerei un attimino, proprio un minuto, perché giustamente è una delle preoccupazioni più grandi. La nostra volontà è darvi il prima possibile un'idea di quella che è la borsa di studio che ognuno può prendere, di quelli che sono i costi da preventivare. Non si comincia a ragionare concretamente sul nulla fino a quando la famiglia non sa perfettamente quello che aspetta, che le aspetta, tutto quello che insomma deve andare a considerare. Quindi ritorno al discorso di conoscerci meglio e capire, perché ci sono veramente migliaia di esperienze diverse, ognuna offre un percorso diverso, borse di studio differenti, insomma aperta a tasche economiche differenti, quindi si va a valutare insieme. E poi un altro ragazzo chiedeva, ma quindi è veramente possibile bilanciare la parte accademica con la parte sportiva negli Stati Uniti? Questa è una domanda che io rispondo spessissimo, quindi la lascio a te. Perché si riesce nel sistema americano a bilanciarle?
Innanzitutto si riesce perché è fatto per funzionare, no? Se no il Colle sarebbe già un'idea, un progetto che sarebbe fallito anni fa. Ma soprattutto dico, penso che sia bello capire come organizzare la routine, perché in realtà la routine, sai, magari c'è il mister che ti mette allenamento subito dopo quella classe e corri per 6 ore, però allora puoi capire, ok, dormo in quelle 2 ore, mi organizzo in quelle 2 cose là, ti piace giocare alla PlayStation, esempio? Gioco fino a quell'ora perché domani. E quindi è proprio a me piace trasformare il caos in routine. E di caos, un'esperienza del genere, ce n'è, ma il caos positivo, perché ti va poi a migliorare su questi aspetti. Sì, è un sistema che ti rende più organizzato, nel senso che poi queste 2 cose si riescono a bilanciare perché vanno a creare proprio la routine di ognuno, sia sulle attività sportive che sulle attività accademiche. I professori sanno bene che Giacomo Sanvitale è un giocatore della squadra di calcio dell'università. L'allenatore sa bene che deve studiare, è uno studente dell'università ed è un sistema che, diciamo che, quello che dico sempre, mette nelle condizioni di portare avanti entrambe. Un sistema che non lascia indietro nessuno, anche a livello accademico è una preoccupazione grande quella, no? Ma posso andare a studiare negli Stati Uniti? Io, che insomma non sono mai stato un grande studente, non mi è mai piaciuto tantissimo studiare. Sì, perché quello è un sistema che piuttosto che bocciarti o lasciarti fuori corso, ti dice Giacomo, venite a fare 3-4 ore di approfondimento, uno con me, no? Correggimi se sbaglio. 3-4 ore di approfondimento che ti do i mezzi per andare avanti. Sulla parte calcistica ti do tutto per essere uno sportivo. Quindi credo che sia quello il motivo per il quale poi si riescano a bilanciare entrambe le cose. Quindi poi dipende da college a college, c'è cioè, chi più pieno, però sì, cioè, nel senso, diciamo che Certo. di norma il college tipo, ah, Jack, hai allenamento da mezz'ora? Ok, go ahead. Ti mando un'email dopo, ti mando un'email, cioè che dici, in Italia chi è che lo? Ti mando un'email dopo a lui per far capire. Però ci tengono, Chiamandoli per nome. anche perché, chiudo questo punto su questa cosa qua, che è una cosa che ti fa capire tanto, la scuola, il professore, il bidello, così, loro vogliono che tu vinci, perché vai a portare gratitudine e successo al nome, cioè il professore viene magari a volte in classe con, cioè, proprio un'appartenenza diversa, lo sai, lo shop Bravissimo. dell'università va sold out ogni 2 mesi, cioè vogliono tutti la Bravissimo, sì. giacca, la felpa, la maglietta, quindi loro dicono, oh Sambi, devi andare, devi segnare domani, che ne so, però ci tengono, invece qua dice, ok, deve andare questo a giocare al Monza, una roba così. È così, e quindi infatti grazie a tutto questo un ragazzo riesce a continuare parte sportiva, va avanti per il suo percorso, ma a prescindere da come gli va il calcio, se sfonda, se non sfonda, o lo sport in generale, se diventa un campione, non riesce a fare dei grandi risultati, comunque diventa un professionista nel mondo del lavoro, della vita in generale, quella che è l'esperienza, quindi questo è un po' il messaggio. C'è un ragazzo che chiede se dopo 3 anni di scienze motorie si può partire, rispondo io, sicuramente sì, quindi partono con noi sia le matricole, che quelli che iniziano un percorso in Italia lo vanno a riconoscere e terminare in America, che sono i transfer, che i master, quindi triennale in Italia, che si parte per un'esperienza di master. E poi avevo letto un'altra domanda di un ragazzo che chiedeva sulla parte linguistica, quindi abbiamo, ecco, chiudiamo magari 8:40, abbiamo un altro 5-10 minuti. Con una parte importante che è quella dell'inglese, ok? Ad Sì. oggi, Giacomo Zambitale, must lingua inglese, proprio grande, grande, grande conoscenza. Chi era Giacomo Zambitale prima di partire e qual è stato il tuo rapporto con la lingua inglese? Cosa consigli su questo? Guarda, io ti dico, io l'inglese in realtà lo sapevo, dico anche che l'ho imparato da solo e ti dico anche che sicuramente mi mancava lo slang, cioè lo slang con l'americano devi essere in America, impari, sbagli, figuracce, bello e impari. Però ho visto veramente anche giocatori che, specie di spagnoli, che hanno magari un po' questo blocco, no, nella pronuncia, così così, che semplicemente inizi a imparare un po' quello base, inizi a migliorare, inizi comunque a capire la cultura così e poi comunicare. Io ho sempre avuto una passione per l'inglese, volevo avere la pronuncia migliore del mondo, insomma, la Certo. trovo una lingua così importante. L'ho imparata da solo con un metodo molto semplice che ho spiegato anche su YouTube e ha aiutato molte persone, che è quello semplicemente di, da oggi, se vuoi imparare l'inglese, se vuoi migliorare il tuo inglese, guardare, metti che sai zero di inglese, guardare il film in inglese, quindi ci Certo. metterai 8 ore a vedere il film perché metti i sottotitoli e ogni parola, sì, lo dico. Fatto, questa è la mia adolescenza, ogni parola che non capisci la cerchi su internet finché non capisci da quella frase e poi vai avanti e ristoppi di nuovo. Tu alla fine insomma, di 8 ore, 10 ore, hai visto tutto il film, capisci bene cos'è, ma la prossima volta che senti, oh, weird, oh, that's incredible, oh, aspetta, ma Certo. quello, aspetta, vuol dire qualcosa. Ed è step 1. Esatto. E quindi Esatto. è molto particolare perché tanti college, tante scuole in Italia hanno il professore di inglese, ma non è americano, non è inglese, quindi c'è la pronuncia, yes, I am, ma cioè, non è il top.
Però ci vuole effort, lo sai anche così, tu, dai. ci vuole È effort, che così, sia il dai. college, che sia l'imparare. È così, io lo dico sempre, se, perché poi è una preoccupazione, te la puoi immaginare, nel senso che giustamente è una preoccupazione grande quella, no? In Italia siamo abituati a studiare l'inglese in un modo anche discutibile tante volte a livello scolastico, quindi se prima di partire bisognasse avere un livello di linguista, un livello linguistico altissimo, no? Non potremmo aiutare 200 ragazzi all'anno, 250 ragazzi all'anno, è così. La cosa importante è sicuramente quella di andare con un approccio che è poi di sacrificio, perché all'inizio sicuramente non sarà facile, ma è una lingua che comunque è molto fonica, quindi ti abitui a sentirla e riesci sicuramente poi dopo un paio di mesi, il primo mese, che poi non è richiesto magari da subito uno sforzo incredibile, nel senso che le università hanno a che fare con gli internazionali, ci sanno fare con gli internazionali, quindi io dico anche per esperienza personale, perché poi sono tornato 4 mesi fa dagli Stati Uniti, ho fatto lavoratore e studente, no? Con College Life Italia, sono andato a lavorare dal nostro ufficio dove seguivamo i ragazzi, mi sono fatto anche un master, quindi la parte accademica l'ho vista, la parte linguistica io stesso partivo con un livello che non era incredibile, però la cosa importante è quella di andare a capire effettivamente qual è il livello con cui partiamo, che lavoro c'è da fare per andare ad avere i requisiti per partire inizialmente, e aiutiamo tanti ragazzi che non partono con un ottimissimo livello di inglese, quindi insomma ci teniamo sempre a tranquillizzare su questo, diciamo sempre che è importante ma non è fondamentale, quindi è un po' un equilibrio tra le due. Assolutamente. E quindi insomma abbiamo tolto un po' anche questa cosa, diciamo che è un'altra delle cose che andiamo a considerare, quindi come detto prima, siete interessati a questa esperienza qui, volete capire se è un'esperienza che potrebbe far per voi, a prescindere se avete già deciso che proprio mentalmente sareste pronti, ma per capire che tipologia di percorso si potrebbe andare a fare, iscrizione gratuita, registrazione, oppure passate per i nostri raduni, ci conosciamo e capiamo insieme se si può fare, che lavoro bisogna fare, insomma, per arrivare a fare un percorso come quello di tutti quanti i ragazzi. Quindi, là, ok? Ultimissima domanda e chiudiamo, che questa era una chicca che volevamo seguendo un po' gli scoop di mercato. Trovate bene, Messi? Per forza, dai. Io sono fan di Cristiano Ronaldo, però insomma sono anche uno di quelli che ama il calcio, che ovviamente non può non Ok. riconoscere il talento di Messi. Mi sono goduto, ti dico, mi ha stupito più Bellingham a Real Madrid, quindi ero un po' più focus su quella roba là, però sicuramente aver Messi lì un viaggetto, un vlog, lo si fa. È un boost importantissimo per il calcio americano che sta crescendo. Come sappiamo, in America, non esistendo le giovanili, quando cresce il calcio professionistico, crescono anche i college dove si va a pescare. Insomma, quindi sicuramente è una cosa ottima per tutto il movimento. Va bene, Giacomo, alcuni ragazzi non abbiamo risposto. Scusate se ci siamo persi i commenti, ma è stato molto piacevole. Siamo stati Grazie bravi a toccare vari temi. Tu sei a disposizione, lo sappiamo, per i ragazzi quando molto presente, sempre a disposizione, quindi utilizzate insomma i canali che preferite. Se volete qualche informazione in più, se appunto qualche domanda è rimasta vacante, non abbiamo risposto, e ci sentiamo presto. Giacomo, vuoi dire qualcosa per chiudere? mille. Ringrazio, ovviamente spero di aver risposto a qualche vostra curiosità attraverso la mia esperienza. Come ha detto Fede, se non volete cliccare su College Life, volete cliccare su Orbitale, è uguale perché c'è anche nelle mie storie. Se no, con College Life, insomma, i link sono sempre quelli e anche in modo gratuito potete capire se potrebbe essere interessante per voi. Mi raccomando, la chiave è semplicemente una forte motivazione. Con quello, insomma, sarà sicuramente un'esperienza che vi cambia la vita. Ottimo, Giacomo, io ti Grazie. saluto. Bravo, bravo, bravo per quello che stai facendo. Ci vediamo tra un paio di giorni e ti ringrazio per oggi. Un saluto a tutti. Grazie mille. Ciao ciao. Ciao Giacomo, ciao ciao, ciao a tutti.